6-4 Modena. Esatto, palla corta, la riceve però Roberto Russo, molto attento, poi Vilfredo Leone, la solita cravata in diagonale, senza trovare resistenza né dal muro né dalla difesa. Anzi, Totò Rossini si lamenta un po' perché ha dei dolori agli avambracci, ha ragione. Non lo fatto una palletta. Qui forte lo Ser, Semenyuk tiene una gran palla, Giannelli sotto rete, Leon di strapotere fisico, ma qui bravo Leon, bravo Giannelli, ma che ricezione ha fatto Semenyuk. Perfetto, perfetto, addirittura, No, ma Duplo Dischi. E si rivede Leon. E Leon fa una palla da riscaldamento. Dopo l'errore al servizio è stato poi murato da Rossi e allora arriva di nuovo questo punto che mantiene Perugia a meno 4. Era puntato su Leon come in questo caso. Vediamo se attacca di nuovo il numero 9, diagonale muro a 1, non la sbaglia Wilfredo Leon, 15-18. Però Patrick veramente in un'atmosfera strepitosa, qui Plotinski, un'altra super ricezione, Leon, la diagonale di Wilfredo Leon, 9-9. Over. Ma che partita è, Giorgio? Over the block. Che partita è? Leon passato sopra a Loser. È buona, allora Porro subito per Merganico, la difesa di Colacci e poi Leon contrattaccare, incredibile, grande altezza per Leon. Questo è il modo in cui si comincia un quarto di finale playoff, battute forti, due, entrambe in zona di confronto. Era al posto di Riklitsky e Plotnischi al posto di Semenyuk, l'eccezione brutta di Rinaldi, deve correre Bruno per Adis Lagumja, tiene il muro di Herrera, la difesa di Solé, palla per Leon, infermabile. 6-2 in favore di una Sir, ma già la voce grossa, niente time out del Lussemburgo. Porro sceglie Ishikawa, cerca una rigiocata, la può gestire Porro, sceglie Patri, pallonetto recuperato da Giannelli, vuole attaccare, invece una finta incredibile, Ole Plotnitsky che è entrato in campo a dare la scossa a Perugia e lo sta facendo. Applausi infiniti a Plotinski che già in altre partite ci ha fatto vedere questo bellissimo gesto tecnico. Che bellezza, perché batte molto bene anche corto. Parte il numero 17, subito forte col mancino, Ishikawa in qualche modo la tiene su, Porro la insegue, poi serve il giapponese, palla spinta, ci arriva Colaci, Giannelli, Leon contro il muro a 2, cerca una palla profonda, trova la linea di fondo, 2-1 Perugia. Bravo Colaci che ha preso questo pallonetto spinto di Ishikawa che non poteva, dove non poteva fare altro, ma bravo anche Leon con questo no look in parallelo. Ancora Stefano Mungozzi, pallone che scende ancora dai parti di Antonov, dietro c'è Stefani e c'è il muro di Perugia. Wilfredo Leon impone le mani, 20-22. Paraschi continua a non servire Antonov, sempre con Stefani, Perugia gli ha preso le misure. Andiamo a vedere il servizio da parte dell'ucraino che tira forte come al solito in zona di conflitto, Angapet copre Rinaldi, palla molto staccata, Lagumja contro il muro schierato, palla toccata e difendibile, subentra Plotnitsky per alzare in bagger per Leon, non una gran palla però Leon la gestisce con intelligenza, poi attacca di forza, parità, Wilfredo Leon con pazienza prima e con potenza poi, ripeto, a mio giudizio servito nettamente troppo poco in rapporto al sugo che sta cavando fuori da ogni singola situazione d'attacco. Anche perché le diagonali che sta tirando sempre più strette sono le diagonali del Leon di Kazan, non murabili, non difendibili. Terzo centrale, ha avuto nelle stagioni passate più possibilità di giocare, c'è un palleggio altissimo di Plotnitsky per Leon, ma qui si sta davvero giocando a livelli pazzeschi, cosa non riesce a fare questo giocatore. Completamente diversa dall'usuale. Qui il servizio di Plano proprio su Plotnitsky, si cerca Leon, gran diagonale di Wilfredo Leon, 1-1.
E pensa che il set precedente, Lorenzo, Milano ha preso 5 muri, 3 di Matteo Piano. Ma nonostante questo, i troppi 11-10, Shikawa al servizio, serve forte, Plotinski questa volta sbaglia, la palla è nel possesso di Milano, Porro sceglie Mergareco, la palla rimane lì, si può continuare a giocare, deve alzare Pesaresi, ancora Mergareco, attacca tutto a braccio, Murato in campo da Perugia, 11-11, che cosa ha tenuto Giannelli di piede? Abbiamo visto che Perugia sono anche degli ottimi calciatori. Per sostenere la Sira, Matej Kaczyński torna al servizio, tiene Semenyuk, Leon che sfoga tutta la rabbia dell'ace subito poco fa in questo attacco, 22-18 Perugia. Un altro servizio di Matej Kaczyński insidioso che si spegne sul petto di... Adesso Semenyuk al servizio di nuovo, ancora forte, ancora su Rinaldi che sta cominciando a calare di rendimento e ricezione con l'attacco piazzato su Giannelli che difende Semenyuk, palla per Leon contro il muro a due, gran diagonale di Vilfredo Leon, 7-4, Perugia comincia a fare la voce grossa. È andato in crisi Rinaldi, ricezione, terzo passaggio a vuoto consecutivo, Andrea Gianni va a rincuorarlo. Rinaldi non è uno che si dà per vinto, che si lascia scoraggiare, però sicuramente la strategia al servizio di Giannelli prima, di Semenyuk poi, sta funzionando, era stato perfetto Rinaldi fino a poco tempo fa, adesso Perugia... Patrì che dalla zona 4 passa in zona 2 sotto rete per attaccare. Intanto riceve Mergareco, si cerca Ishikawa, Leona coperto dopo il tocco di Giannelli. Giannelli può cercare il numero 9, palla un po' bassa, difesa da Porro. Deve alzare Mergareco, Ishikawa, il muratore lo aspetta lì. Murato in campo, Yuki Ishikawa da Perugia che si porta in avanti. 9-10 e il time out, lo chiama l'Allianz. Sulla linea gli era rimasta pari e servizio di Milano, Leon un po' in difficoltà, Colacci deve cercare questa palla proprio per il numero 9 che chiude una diagonale mostruosa, 4-3 Perugia. Però un po' rischia di beffare la ricezione toccando il nastro, poi scarica tutto braccio Kaczyński, ma la palla torna giù dopo il muro nella metà campo avversaria, il punto che vale nuovamente il vantaggio di Perugia, 6-5 ora. Che botta Micheletto, la riesce comunque a tenere anche se si arrabbia un po' Laurenzano, poi per la via senza muro si tuffa Colacci, appoggio di Herrera, c'è Laurenzano, Sbertoli chiama in causa Micheletto, appoggia dove c'è Herrera, l'appoggio anche di Leone, i due tempi d'Herrera, poi Laurenzano, appoggia anche Kaczyński, azione un po' strana, tutta di tocchi e poi Laurenzano che scivola nel tentativo di andare a recuperare questo pallone dopo il massimo appoggio, questo quello di Kaczyński con una mano Simone, poi un altro tocco morbido di Leon, c'è il tocco pronto, il centrale brasiliano sui 9 metri può partire il suo servizio, Gian Flot, Micheletto perfetto per Sbertoli che chiama in causa lo stesso Micheletto, difeso da Giannelli dopo il tocco del muro, l'attacco micidiale di Leon e subito Perugia che fa il break, 3-1, ancora Flavia al servizio. Bagger a servire Leon che incrocia la diagonale perfetta per questa conclusione. Flavio Rossi in questo inizio di secondo parziale, ancora Rinaldi al servizio, ancora forte, se meglio che tiene staccata Giannelli per Leon contro il muro a due, diagonale di Leon che non sta battendo da Leon ma sta attaccando come una furia, 10-8 Perugia. Sì, la strana partita di Vilfredo Leon, ha fatto 5 punti in attacco, non 15, tutti col punto esclamativo, immarcabile, forse il servizio. Adesso al servizio c'è Loser, spinge Leon Giannelli, cercato da il suo regista, gran palla di Wilfredo Leon. Sì, gran palla, però Patrì troppo accentrato, addirittura deve stare davanti a Leon, non può assolutamente arrivare lungo e buttarsi per cercare di mettere le mani.
come avete visto, il bel gesto di chiarimento, anche se Blengini ha comunque una faccia un po' contrita in questo momento. 12-8 attacco di Leon in campo. Poi ingenuità e ancora Seba Sole al servizio, va a cercare Rinaldi, un po' di difficoltà Bruno dalla Guncia, ma funziona il muro di Perugia ancora, che non lascia libera la diagonale. 3-1 Perugia. Sì, come era successo nel primo set, la Guncia è partito male, un errore, una murata subita nel set precedente, poi si è ripreso. Vediamo se stavolta accadrà lo stesso.